Siamo qui con il regista del film Questi giorni, volevamo chiederle innanzitutto quale pensa che sia il messaggio che voleva trasmettere con questo film. Ma guarda, in generale non è molto difficile per me parlare di messaggi, no? Perché io credo sempre che il messaggio vero di un film sia dentro il film, sia un po' come il doppio fondo di una valigia, sia che i film si distinguono per film che hanno qualcosa, un segreto, qualcosa che va cercato, e film che invece sono un po' autoevidenti, dicono semplicemente quello che la storia promette. Però se vogliamo cercare di dire per quale motivo io penso che il film possa essere accolto o possa essere interessante, penso che sia perché racconta un passaggio, un momento che apparentemente sembra legato all'esistenza, alla vita quotidiana di queste ragazze, che invece è un momento che noi tutti conosciamo, no? Questo passaggio in cui si passa dalla giovinezza, no? All'età adulta, in cui si perde qualcosa, no? Si perde quella specie. E il desiderio è di stare, di rimettermi in contatto con quella. Con quel momento, con quell'energia, con quell'idea di un mondo dove non tutto di un domani, dove non tutto quello che fai è legato al vantaggio, all'utilità, alla necessità, no? È questa specie di disordine che è un disordine emotivo che però prepara a qualcosa di molto più importante. Quindi la frase finale in cui dice che in questi giorni non è successo niente, ma è cambiato tutto, come la spiegherebbe in questo modo? È un po' questo, è un po' fatto un film dove non è che accadano delle cose pazzesche, no? Non è che uno esce dal film e si ricorda, ti ricordi quello dove c'è la sparatoria? Non c'è la sparatoria, c'è un viaggio, però il paesaggio non è messo lì in maniera decorativa, il paesaggio sono i volti di queste ragazze, no? Nel viaggio vediamo più i volti che il paesaggio circostante, e non ci sono eventi, però il mio desiderio era quello di costruire una storia comunque emozionante, comunque che avesse anche un carattere, che avesse delle suggestioni senza dover ricorrere a dei trucchetti, no? Uno scrittore importante dice niente trucchi da quattro soldi. Non è necessario che ogni tanto esca fuori un malvivente o che ci sia qualcosa che arricchisca la storia solo per tenere l'attenzione, no? In quel modo spesso si diventa prevedibili. Invece è importante quando uno vede un film, per me la condizione di spettatore è quando arrivo alla fine del film e dico ma da dove sono partito, no? Come sono arrivato fin qui? È un po' come quando fai un sentiero, no? E non sai bene dove stai arrivando, però alla fine ti trovi in un posto e hai attraversato questo sentiero, hai attraversato dei paesaggi diversi, alberi di un certo tipo, radure, spazi, e ti trovi alla fine di questo posto e dici ma da dove sono partito? Possibile? E questo mi piacerebbe che fosse un film, un'esperienza più che un messaggio. Grazie. Grazie a te.